Se io rappresento un sindacato di dirigenti, ma oggi qui parlo sì per i dirigenti, ma parliamo per la scuola pubblica, che la scuola pubblica sappiamo è fatta sì da dirigenti, ma da personale, da docenti, personale non docente, da studenti, da famiglie, da territorio. Come abbiamo già detto, e come è stato già ben detto, non si può pensare di migliorare il livello della scuola pubblica togliendo risorse. Alla scuola pubblica sono state tolte risorse sistematicamente negli ultimi 20 anni. Adesso è arrivato il momento di investire risorse nella scuola pubblica. Non è assolutamente pensabile di poter realizzare il dettato costituzionale più alto, quello dell'articolo 3 che adesso ricordavamo, con tanti studenti BES sempre più presenti nella scuola pubblica. Come possiamo immaginare che togliendo risorse, togliendo dirigenti, creando scuole sempre più grandi si possa avere quell'attenzione giusta ai nostri studenti? Non è possibile. Stamattina proprio parlavo con un collega, c'è un collega del Cilento, un caro collega, che già oggi ha una scuola che conta 12 plessi su 4 comuni. Che cosa dobbiamo più pensare? Che cosa dobbiamo aspettarci? Una scuola con 20 plessi? Non è possibile, non è possibile, non è auspicabile. È quella che è poi la condizione dei dirigenti. Già oggi noi dirigenti sappiamo tutti, qui abbiamo tanti colleghi e sono sicuramente il pensiero di tutti, operiamo in condizioni difficili, con una serie di incombenze, di molestie burocratiche che arrivano ogni giorno. Come possiamo immaginare di operare con scuole sempre più grandi, con tanti più plessi, spesso in situazioni fatiscenti, plessi che sappiamo in che condizioni sono, con meno docenti, meno personaliata, ma più studenti, quindi più famiglie, più persone a cui, più stakeholders a cui rendere conto. Non è possibile, non è possibile tagliare risorse, ma bisogna investire risorse. Investire risorse nella scuola pubblica significa anche creare più sezioni primavera, più asili nido, più dare maggiori opportunità ai giovani di poter mettere su famiglia. In questa maniera non si combatte la denatalità drammatica che sta desertificando il nostro paese. Da qualche pressione sentivo dire che fra 50 anni forse l'Italia sparirà dalla cartina geografica se continuiamo ad andare avanti così. Quindi diamo possibilità ai giovani di mettere su famiglia, di fare figli, di rimpolpare la scuola. È giusto che sia così e quindi questo si fa sempre mettendo risorse, non togliendo risorse come si sta facendo. Io non mi dilungo, voglio dire un'ultima cosa. Il ministro ha parlato di stipendi differenziati. Bene, siamo d'accordo con gli stipendi differenziati, ma non come vuole fare lui, non come vuole fare lui, dicendo al nord costa di più, la vita è più cara, quindi paghiamo di più il nord e paghiamo meno il sud. Ma parliamo di merito veramente. Diamo di questi stipendi differenziati, creiamo finalmente veramente il middle management dei docenti, diamo la possibilità a tanti docenti che sicuramente oggi sono qui presenti e che tutte le mattine, tutti i giorni sono a fianco dei dirigenti per portare avanti la scuola senza nessun riconoscimento. Quindi lo vogliamo, la vogliamo la differenziazione degli stipendi, ma creando il middle management e riconoscendo a questi docenti la possibilità di avere una carriera e di avere uno stipendio, come è giusto che sia, maggiore.